Prima di chiudere la pesante tenda di pelle che divideva il vano della fucina dallo stanzino segreto, Claudio disse: «Questo sì che è un brandistocco fatto ad arte. Bravo, Gastaldo!» E accompagnò le parole con una pacca forte sulle spalle. Lo stanzino segreto era quello dove Claudio, ormai da anni, realizzava il sistema torciglione, canne da sparo per archibugi e soprattutto continuava a provare, fino a quel momento senza fortuna, a costruire un nuovo meccanismo per l'accensione delle polveri delle armi. Ora che Gastaldo aveva 15 anni e aveva imparato a lavorare in modo autonomo il metallo, Claudio passava sempre più tempo di là. Qualche volta, pure dopo cena, alla fioca luce delle candele. Così Gastaldo, a casa, nelle chiacchiere con Sara, tornava Aldo. Maddalena appisolata, restava solo lui ad ascoltare prima le parole e poi le letture di Sara. Poi, quando lei chiudeva il libro e si congedava, Gastaldo restava un po' lì, ad occhi socchiusi, a godere ancora della magia di quelle parole lette. Quindi ridiscendeva nella fucina buia, illuminata solo dai tizzoni sempre ardenti della fornace, e scostava il tendaggio, dopo aver dato un colpo di tosse che annunciasse al maestro la propria presenza. Claudio era lì, a lavorare minuti pezzi di ferro, a limare, a creare incastri. Cosa c'è da guardare, giovanotto? Sì, lo so, è tardi, ma qui ci siamo quasi, sai? Qualcuno ci è già riuscito e io ci sono a un passo. Quando riuscirò a farne uno che funzioni con la canna corta, sarà una rivoluzione. Gli archibugieri e i capitani di ventura non dovranno più portarsi dietro le micce sempre accese o i tizzoni per accenderle prima di sparare. Basterà la mia ruota, farà da acciarino. Guarda, vieni avanti, vedi? Claudio mostrò con orgoglio a Gastaldo una piccola piastra sulla quale erano montata una ruota zigrinata, collegata a una molla, una specie di pinza, un morso che l'artigiano chiamava cane, capace di trattenere la pirite, la pietra d'accensione, uno scodellino coperto vicino al foro del focone. Visto? E qui ci si mette la polvere da sparo, di quella fine fine, come farina, incalzò Claudio. Sì, bello, sembra quasi un gioiello, una fibbia, una spilla da nobiluomini, ma non ho mica capito come funziona, disse ormai assonnato Gastaldo. Claudio invece era ben sveglio, eccitato per quel suo lavoro. Guarda, così, si aziona il grilletto con il cane, porta pirite giù a contatto con la zigrinatura della ruota, il copriscodellino si apre, la ruota inizia a girare sprigionando scintille dalla pietra di pirite, la polvere si infiamma e poi, boom! Arriva lo sparo. Vedrai quando riuscirò a farne uno che non ci esploda sul naso. Ti porterò nella selva a provarlo. Intanto aspettiamo la patente della Repubblica. Ormai è una questione di settimane. Il daziere di città me l'ha garantito. E così dicendo lo strinse in un abbraccio e lo spedì a dormire. Gastaldo, quando fu nel suo giaciglio, pensò alla patente della Repubblica, come la chiamava Claudio. Da mesi era diventata l'ossessione del suo maestro. Ormai l'artigiano si sentiva pronto a vendere le canne per archibugi che ormai da tempo fabbricava e provava per migliorarle. Ma per farlo, senza guai con la legge, bisognava ricevere una speciale autorizzazione dal governo della Serenissima Repubblica di San Marco. Claudio aveva fatto tutto, era perfino andato a Venezia di persona a consegnare i denari della tassa di concessione e a testimoniare della sua buona condotta. A casa di Claudio, la domenica da tempo non era più una giornata di festa. Spesso Gastaldo rimaneva solo. Sara e Maddalena partivano di buon mattino per andare a trovare chissà chi, forse qualcuno con cui condividevano il segreto del saper leggere la Bibbia. Claudio invece si rintanava per l'intera giornata nella parte nascosta della sua officina e trafficava dietro al suo acciarino a ruota per archibugi. O era in giro per i borghi a raggiungere qualche altro artigiano impegnato nella costruzione di meccanismi di accensione. Così Gastaldo, dopo aver badato all'alba gli animali, aveva preso l'abitudine di tornare su a casa a dormire nel letto fino a tardi. Quella mattina però Claudio lo scrollò dal letto, che era ancora buio, ancor prima del suo risveglio per dar da mangiare alle bestie. Sara e sua figlia dormivano ancora. Se ne sentiva il respiro provenire dall'altra stanza. Forza, forza, devi venire con me, avanti! Esclamava sorridente Claudio, tirandogli le coperte di dosso.
Ma è notte, biascicò Gastaldo provando a ritirarsi sul naso le coperte. Ma che notte, notte, giorno, un gran giorno, in piedi, giovanotto. Claudio non desisteva. E poi tu non dovevi essere in viaggio fino a settimana ventura, tentò Gastaldo con la speranza di scacciare un fantasma o solo un sogno. Sì, anzi, no, sì, dovevo, ma quel che sono andato a cercare in viaggio l'ho trovato prima del tempo. In piedi, che ti mostro. Gastaldo dovette, seppur controvoglia, tirarsi su dal letto. Al tavolo di cucina, davanti a una tazza di latte di capra, ascoltò Claudio. Gli raccontò della patente finalmente ottenuta, firmata dal notaro in città, e di quell'ultimo pezzo che finalmente avrebbe fatto funzionare il suo petrinale, l'archibugio da mano. Claudio mostrò poi, cavandola da un fazzoletto, la sua gioia più cara, una pietruzza più piccola di un'unghia. Gastaldo la guardò attonito. È pirite, di una qualità che qui non trovavo. Con questa basta un giro della mia ruota e paffete. Ecco che si accende la polvere, spiegò l'artigiano. A metà mattinata erano nella selva a sparare. Il marchingegno di Claudio funzionava, per davvero, e bene. 10 cariche e 10 colpi sparati alla prima. Certo, delicate, non potrò che fare un paio di archibugi corti con questo nuovo meccanismo, ma saranno di pregio. E ho già un'idea che ci farà arrivare lontano. Claudio era raggiante. Gastaldo era felice per il suo maestro, l'uomo che lo aveva accolto quando era un bambino, orfano senza neppure ancora saperlo. Ma non riusciva a condividere tanto entusiasmo per l'accensione delle polvere tramite la ruota zigrinata. Però quella della patente era una buona notizia. Non solo perché forse ora sarebbero finiti i sotterfugi di Claudio, con un pezzo di officina sempre nascosto dietro al tendone, ma anche perché, al di là del meccanismo di accensione, ora potevano realizzare canne per archibuci e rivenderle. Di più, insieme alla patente, Claudio aveva riportato a casa dalla capitale anche una commissione per gli artigiani della comunità di Dragone. Le milizie della Serenissima Repubblica di San Marco necessitavano di 300 canne. Il lavoro andava diviso tra tutti, ma non sarebbe mancato per nessuno.